Salve, con le partite di ieri si è chiusa la seconda giornata di partite europee. Le partite europee sono sempre una figata, sempre se le giochi. E per le italiane, soprattutto in Champions League, sono andate veramente benissimo. Vabbè, per quanto riguarda la Juventus ne abbiamo già parlato, forse anche troppo, e infatti tralasciamole in questo video qui e parliamo delle altre italiane. L'unica, purtroppo, altra italiana che gioca in Champions League assieme alla Juventus è il Napoli, e al Napoli vanno fatti assolutamente i complimenti perché sta giocando bene, vince, ha un gioco veramente fantastico, ma la cosa più importante soprattutto è che si diverte e fa divertire. Poteva sicuramente star più attenta in alcune azioni difensive e infatti ha preso due gol che secondo me si potevano anche evitare. Ciò non toglie il fatto che hanno fatto una prestazione non incredibile, però comunque una bellissima prestazione contro una squadra ostica come il Benfica, e noi lo sappiamo purtroppo, e al momento è una squadra veramente in forma e non a caso appunto è seconda in campionato solamente dietro di noi, mentre invece in Champions League sicuramente, se continuano di questo passo, il girone, vabbè, lo vinceranno sicuramente e magari potrebbe essere la classica sorpresa che c'è in Champions League ogni anno. Mentre invece in Europa League le cose non sono andate proprio nella stessa maniera. Vabbè, Roma e Fiorentina hanno vinto tranquillamente come doveva essere, e infatti così han fatto appunto. La Roma 4-0 contro l'Astra, facile facile, Totti protagonista ancora una volta ha dimostrato che finché lui mette il pallone dove vuole lui, la corsa alla fine è solo una formalità. Non ama la Juventus non ama Totti, però bisogna riconoscere la leggenda che è. Come appunto ha vinto in tranquillità la Roma, stessa cosa ha fatto la Fiorentina con un 5-1 al Karabakh, penso, Karabakh. 5-1, altra partita facile sulla carta e facile comunque anche sul campo, dopo un inizio un pochino complicato dove il Karabakh aveva creato qualche azione, è uscita la Fiorentina e esprimendo veramente un gran calcio, perché in alcune azioni, ammetto, ho visto gli highlights, in alcune azioni hanno trovato il gol proprio in modo meraviglioso, passaggi fantastici, ottima intesa, e vabbè, un 5-1 alla fine c'è poco da parlare, ecco, anche qui vanno fatti comunque complimenti alla Fiorentina. Il Sassuolo in trasferta contro il Genk, che secondo me non una squadra molto superiore, però comunque con sicuramente più esperienza europea, al suo esordio ha vinto 3-0 contro l'Atletico Bilbao, non proprio i primi coglioni arrivati, soprattutto in Europa League, e quindi ci può stare. Comunque ho visto un ottimo Sassuolo che ha creato parecchio, le sue occasioni le ha create, il Genk è stato molto bravo e in alcuni casi anche fortunato a concretizzare le occasioni che ha avuto, quindi comunque va bene, il Sassuolo 3 punti e ci sta, una sconfitta ci sta. Mentre invece arriviamo all'Inter, altre tre perine in Europa League dopo le due contro il Beersheba, comunque sì, avete capito chi dico, quella famosissima squadra. L'importante è aver battuto la Juve, lo sottolineiamo, però comunque, sai, proprio tutte ste figure di merda in Europa, non penso che i tifosi interisti siano felicissimi di farle. Ho visto gli highlights anche dell'Inter, ho visto proprio veramente una squadra imbarazzante, proprio a dir poco imbarazzante, e penso che anche gli interisti la pensino come me, onestamente. Ho visto i tre gol, non so dove ci sono state più cappelle difensive in quei tre gol, porca puttana, avranno giocato con le riserve, avranno alcuni giocatori importanti fuori dalla lista UEFA, però veramente senza dignità quelli che hanno giocato ieri, perché non penso che anche qualche riserva dell'Inter più i titolari siano inferiori allo Sparta Praga. Quindi detto ciò, se perdono anche la prossima hanno completato il triplo, vanno compresi e basta i tifosi interisti dopo la partita di ieri, niente sfottò, dai. La seconda giornata di Coppa Europea si è conclusa, tutto sommato diciamo dai, bene, perché 4 su 6 hanno vinto. Detto ciò, se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, e se ancora non l'hai fatto ti invito anche ad iscriverti al canale. Detto ciò, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve! Anche se abbiamo parlato di tutto tranne che di Juve, però vabbè.